Mister, come si presenta la Collegiana a questo prossimo impegno di campionato con l'Arezzo? Ma con una posizione di classifica abbastanza tranquilla, anche se la sconfitta di Foligno è stata abbastanza netta, quindi diciamo anche desiderosa la Collegiana di rifarsi, purtroppo capita l'Arezzo, ma cercheremo comunque di fare le nostre forze, ecco. Per quanto riguarda il campionato, questa è una fase in cui si guarda con particolare occhio anche al mercato. Per quanto riguarda la Collegiana, è cambiato qualcosa? Abbiamo visto ci sono state alcune partenze. Sì, è partito Corbucci, che era una bandiera per questa società e per questa squadra, è andato a San Gimignano a giocare e partiranno due, uno è già partito, Tafly, un altro ragazzo, quindi due quote. Spero che succeda qualcosa anche in senso opposto, ma al momento la rosa rimane quella, meno questi tre giocatori. Tra le file della Collegiana c'è anche Pietro Battista che in passato ha fatto male all'Arezzo, ovviamente segnando dei gol con prestazioni ottime quando indossava la maglia di Monterigioni e Sansovino. Per quanto riguarda lui si è parlato di voci di mercato, ma dovrebbe rimanere alla fine. Ma al momento attuale sì, è chiaro che in questa squadra che è costruita con poco ci sono dei giocatori molto validi che si sono messi addirittura anche in luce in questo campionato. Voi citate lui, ma mi viene in mente Corsi, Corno, il portiere, l'attaccante Sciafi, che chiaramente hanno richieste. Come sapete benissimo, oggi nel calciomercato devono essere d'accordo. Oltre alle società anche i giocatori, quindi però al momento la loro intenzione dichiarata è quella di rimanere, quindi fino alla conclusione del mercato no, non lo possiamo dire con certezza, ma la speranza è quella di trattenerli. La Collegiana in classifica è un gradino sotto l'Arezzo, anche se poi il distacco è di 6 punti. Qual è l'obiettivo della squadra? Qual era l'obiettivo della squadra per questo campionato? L'obiettivo era e rimane sicuramente quello della salvezza, anche perché per l'appunto parlava di calciomercato, poc'anzi si stanno rinforzando tutte le squadre, noi molto probabilmente non lo faremo, quindi noi bisogna stare attenti e continuare a mantenere ben chiaro l'obiettivo che, ripeto, era e rimane la salvezza. Per quanto riguarda l'Arezzo, che squadra si aspetta? Ma mi aspetto una squadra fuori categoria, nel senso che abbiamo affrontato la Pistoiese, abbiamo affrontato il Foligno e ci hanno fatto l'impressione di essere due gradini sopra tutto il resto delle squadre. Credo che l'Arezzo, insieme a queste due squadre, sia destinata a fare un campionato a tre, quindi che non riguarda poi in realtà tutto il resto delle squadre. C'è un giocatore che teme in particolar modo? La lista sarebbe lunghissima, dico Carfora, che è un ex e che ha lasciato tanti bei ricordi anche qui a Colle. Senta, la Collegiana, guardando un po' le statistiche, va meglio in trasferta che non in casa. Lo stesso si può dire dell'Arezzo. Che partita sarà quella di domenica? Speriamo che sia arrivato il momento di sovvertire le statistiche, ossia che l'Arezzo faccia peggio fuori e noi meglio in casa. No, credo che poi alla fine il fattore casalingo può essere positivo per noi, anche se in realtà non ci siamo espressi sempre al meglio e quindi abbiamo fatto più punti in trasferta, o per l'Arezzo credo sia giocare in casa sia un'arma a doppio taglio, può essere esaltante nelle partite positive e chiaramente limitante in quelle dove magari non riesce a sbloccare il risultato, perché credo che il pubblico e la piazza d'Arezzo possano mettere anche un po' pressione, specialmente mi viene in mente ai giovani, alle quote, cioè ai giocatori che ancora non sono formati e che non hanno esperienza. Senta, un'ultima domanda per quanto riguarda sempre il campionato, sia in ottica salvezza che in ottica promozione. Secondo lei è veramente come si suol dire, insomma, da gennaio inizia un altro campionato o comunque, insomma, c'è da tirare alle lunghe anche per questo mese di dicembre per ottenere il massimo possibile? Abbiamo sentito anche altri allenatori hanno detto che comunque questo calciomercato rischia anche poi di sovvertire valori che si sono visti in campo fino ad oggi.
Ma vedendo movimenti e leggendo di questi movimenti che vengono fatti, vedo soprattutto vengono fatti in Umbria rispetto alle Toscane, non so se è una cosa che ha fatto, da cui fa caso solo io, oppure è una regola. Credo sicuramente che ci sono delle squadre che stanno cambiando fisionomia, questo vuol dire che sicuramente saranno altre squadre, poi bisogna vedere se i cambi e le situazioni in corsa sono o meno positive, perché non credo che tutte le squadre che si rinforzano nel mercato di dicembre poi riescano tutte a indovinare gli acquisti e a migliorarsi sempre e comunque.